The Honorable Madame Cyril Ramaphosa. Inizia una nuova era per il Sudafrica. Cyril Ramaphosa è il nuovo presidente ad interim. Già vice capo di Stato è diventato automaticamente il nuovo leader, la nuova guida, dopo le dimissioni annunciate da Jacob Zuma. Ramaphosa era l'unico candidato e non è stato quindi necessario un voto, ma solo la proclamazione da parte della presidenza dell'Assemblea. Il leader dell'African National Congress ha fatto della lotta alla corruzione la sua bandiera. Quando a qualcuno viene conferito un mandato simile, ha il dovere morale di servire fedelmente il paese, ha detto Ramaphosa, il proprio popolo, quello del Sudafrica, con umiltà, lealtà e dignità. A travolgere il suo predecessore Zuma, vari scandali finanziari in 10 anni di potere avrebbe dilapidato tutta l'eredità morale di Nelson Mandela. Ramaphosa rimarrà in carica fino alle elezioni presidenziali in programma il prossimo anno. Il suo compito non sarà facile. Dovrà cercare infatti di porre fine a quelle fratture etniche e alle diseguaglianze che dividono il paese dalla fine dell'apartheid.